Buongiorno, benvenuti in questa Flores Epilogo numero 44. Oggi rispondo alla domanda. Anna mi ha posto una domanda e oggi rispondo alla domanda di Anna. Quindi, così. Cosa parleremo oggi? Come avete visto dal titolo di questa Flores in pillole, mi è stato posto un quesito. Il quesito riguarda il digiuno intermittente, adesso vi spiego. Nel frattempo che voi collegate, adesso vi spiego che cos'è, in cosa consiste e qual è la mia opinione in merito. Io ho risposto alla mia opinione ad Anna, ma ovviamente rispondo anche a tutti voi. Allora, ma volete sapere cosa sto mangiando di buono? Ieri sera, mentre ho postato la foto del mio pranzo precedente, ho preparato una crepe. Ho già mangiato le verdure. Ho preparato una crepe di lenticchie e all'interno c'è della bieta, anzi in verità ho cotto un bel quantitativo di biete e ho fatto le suddivisioni, quindi per qualche giorno io ho già il contorno e una parte, visto che ne ho cotto un quantitativo maggiore, l'ho messo da parte come salva cena. Allora, nel frattempo che voi continuate a collegarvi, io inizio ad addentare la mia crepe. Non l'ho ancora assaggiata. Mettiamola così, un legume alternativo, ma in versione alternativa, perché vista la stagione, adesso, diciamo così, la zuppa di legumi non può essere sempre una soluzione. E visto che avevo della farina di lenticchie, che ho pensato, avevo della farina di lenticchie rosse, quasi. Oggi avevo preventivato dei legumi a pranzo, ho detto, ma quasi quasi possiamo pensare di provare questa nuova ricetta. In realtà non è tanto nuova perché avevo già fatto una versione precedente, che invece l'unica differenza è che rispetto alla ricetta precedente che è presente nel gruppo e che è presente anche su chi ha il ricettario, cambiato il quantitativo di acqua e l'ho cotta in pentola antiaderente, che mi serviva una cottura un po' più veloce. Ecco perché ho fatto questo rispetto a da fare frittato, quello che è la versione farinata con farina di lenticchie. Perché così in pochi minuti la mia frittata, la mia crepe era pronta e così ho recuperato tempo. Ho messo delle spezie anche, ho messo in verità, mentre lo preparo, un preparato, ho messo, infatti un po' leggermente, non si vede il colore, ma ce l'ho messo, ho messo un pelino di curry verde che mi aveva portato Sara, che ne avevo ancora un poco, quindi l'ho adoperato quindi un po' leggermente piccante, e allo stesso tempo ho messo anche un mix di spezie
nel momento in cui ho cotto quella che è, non durante la cottura, ovviamente dopo, quando ho assemblato sotto forma di tortina la pietà. Allora, torniamo al nostro digiuno intermittente. Che cos'è? Come dice la parola, digiuno significa che si alternano delle fasi di digiuno a delle fasi in cui ci alimentiamo. Tendenzialmente si fanno 16 ore di digiuno e 8 di e dove in 8 ore dove ci si alimenta. Allora, quindi cosa significa questo? Significa che si sfruttano l'efficacia del digiuno, quindi dell'astinenza dal cibo, per andare a lavorare su quello che è, chiamiamo così, lo scopo di un ridotto apporto calorico. Significa che se io non mangio, in quelle 8 ore vado a sfruttare il fatto che avrò un ridotto apporto calorico e quindi con l'andare del tempo questo mi potrebbe determinare un calo di peso. Questo in maniera molto semplicistica, quella che è la filosofia che ci sta dietro. Quindi significa che se mi alimento per 8 ore, dalle 7 alle 15 posso alimentarmi, oppure posso fare dalle 9 alle 16, o tendenzialmente decidere di fare 12-20 oppure 14-22, dipende da quello che è l'ordine della mia giornata, perché sono sempre solo 8 ore consecutive. Quindi vado a eliminare dei pasti dalla mia alimentazione. Allo stesso tempo, però, non è che dice boh, non mangio per 16 ore. Ci è successo sicuramente qualche volta di dire vabbè, oggi mi sento appesantita, non mangio. Di farlo una volta, anzi, può essere anche una tecnica di depurazione. Questo invece viene fatto in maniera costante. Quindi se faccio, abbiamo detto che quello più adoperato è dalle 7 alle 15, significa che farò la colazione, farò lo spuntino e eventualmente il pranzo. E se è necessario, al massimo uno spuntino pomeriggio, ma tendenzialmente sono 3 pasti. Quindi devo razionalizzare tutte le calorie in 3 pasti. Ma c'è un ma. Se io in quelle 8 ore decido di mangiare tutto quello che mi viene in mente, e cioè significa che se in 8 ore io mangio tutto quello che avrei dovuto mangiare all'interno di tutta la giornata, non cambia nulla, anzi, cioè, significa che se io sono così affamata in quelle 8 ore dove io che seguono le 18 ore di digiuno, non ho i benefici del digiuno, perché vado a recuperare tutto quello che abbiamo detto che la base è che comunque ci sia una base di un'alimentazione ipocalorica più una fase di digiuno. Quindi, se io tutto quello che sono i miei 5 pasti li metto in 8 ore, ho iniziato la fase delle 8 ore, decido di fare croissant cappuccino, dopo mangio la brioche, dopo mangio la merendina e dopo quello, siamo così.
ho solo concentrato il carico glicemico in un tempo inferiore. Mentre normalmente avrei suddiviso nella giornata tutti i pasti, lì mi concentro in 8 ore. E quindi significa che il mio corpo avrà un periodo dove c'è un carico glicemico maggiore, perché magari, visto che sto digiuno 8 ore, mi mangio 100 grammi di pasta, ma comunque vada, il mio corpo ha bisogno di razionalizzarla nel tempo. Se io normalmente, mettiamo così, ne do 70, in quel caso ne do 100, non significa che tanto va bene, tanto dopo faccio il digiuno. Io comunque in quel pasto sto dando un carico maggiore e comunque vada, io quello lo adopero come riserva energetica, quindi se ne mangio di più lo trasformo comunque vada in trigliceridi in deposito. Parlo di manigliette dell'amore. Se invece io voglio che questa cosa funzioni, significa che quei pasti che ci devono essere in quel digiuno devono essere liberi e dopo c'è solo acqua, nemmeno le verdure. Questa è la vera filosofia del digiuno intermittente. Quindi, visto che Anna mi ha detto cosa ne pensi, io ho avuto già in studio dei casi di persone che hanno avuto una perdita di peso con il digiuno intermittente, ma non era una perdita di peso salutare. In particolare, recentemente ho avuto il caso di una ragazza che aveva avuto una perdita di peso, sì. Fisicamente il peso l'aveva raggiunto, ma nelle ore, mettiamo così, di digiuno, nelle ore di non digiuno ma di pasto, lei introduceva brioche, merendine, gelati, tutto quello che le piaceva. Cosa ne consegue? Che impostandolo così io vado semplicemente a indebolirmi, procurare delle carenze, procurarmi delle. Lei addirittura aveva un problema ormonale che si è sviluppato nel frattempo. Nel frattempo saluto Barbara, saluto Maddalena che si sono collegati e diceva aveva un problema di alterazione ormonale così tanto che il ciclo non era più presente da mesi perché non era un qualcosa di salutare quello che lei stava facendo. Solo riproporzionando gli alimenti, introducendo tutto e mantenendo lo stesso tempo peso, ma avendo tutto, dopo qualche mese il suo peso si è stabilizzato, sì, ma il suo peso oltre a essere stabilizzato, il suo corpo ha ripreso a funzionare bene e quindi ha iniziato ad avere i primi cicli ormonali. Perché quello, ovviamente, la ragazza era molto giovane e quindi questo è successo in funzione di quello che era il suo metabolismo, ma ognuno di noi può rispondere diversamente. È come se io, mettiamolo così, avessi una carie al dente e per togliermi il problema decidessi di andare dal dentista e dico: ascolti, ascolti, una carie, si può curare? No, ma io non voglio curare, voglio eliminare direttamente il dente. E lui dice: ma quel dente è curabile? No, io voglio direttamente eliminare. È una soluzione, ma è una soluzione prima momentanea. Due, è una soluzione che non mi permette di modificare quelle che sono le mie abitudini. Quindi significa che nel momento in cui mi fermo e riprendo tutte le mie vecchie abitudini, cosa succede al mio peso? Quello che succede tutte le volte che faccio una dieta con una data di scadenza. Tutte le volte che decido, adesso mi metto in dieta perché tanto devo andare in vacanza. Cosa significa? Che il mio obiettivo è questo piano alimentare scade tra 3 mesi. Al termine di 3 mesi riprendo tutte le mie abitudini. Quindi ho riacquistato il peso, mettiamolo come anche magari con gli interessi perché in vacanza, proprio perché avevo acquistato peso, mi sono un po' di più rilassata. Ma non solo, in quel periodo ho fatto delle privazioni,
ma senza capire quelle che erano le basi, le fondamenta, senza un vero e proprio cambiamento. È solo quello che mi permette di dire adesso perdo peso e lo mantengo nel tempo, se no farò le cose come le ho sempre fatte. E la risposta è sempre la medesima. Oltre al fatto che questo approccio è indicato magari sì per un soggetto sano, ma se io ho delle problematiche di salute o anche delle problematiche di disturbi dell'alimentazione, questi non possono andare a fomentare. Perché? Perché rischio di passare da periodi di digiuno a periodi in cui apro e svuoto il frigo senza rendermene conto. Perché si trasforma da desiderio di cibo a fame, quindi un bisogno incontrollato. Nel frattempo io mastico. Perché sicuramente la mia crepe è morbida, ma dentro ci sono anche delle verdure, quindi comunque vada, devo ricordarmi che anche se parlo devo fare attenzione alla mia masticazione. Allora, quindi vi ho detto, quindi 16-8 significa 16 ore di digiuno e 8 in cui mi alimento. Ma allo stesso tempo in cui mi alimento, ma devo gestire la mia alimentazione con alimenti leggeri. Quindi questo non significa ovviamente contare le calorie, perché come dicevamo prima, dipende dagli alimenti e ogni alimento libera delle calorie in maniera differente. Ne abbiamo già parlato delle calorie nelle prime dirette, significa che se io prendo 50 calorie dallo yogurt rispetto che le 50 calorie dalla berretta del supermercato, rispetto che le 50 calorie, mettiamolo così, di un hamburger di carne, le tre condizioni sono completamente differenti e il mio corpo metabolizza in maniera differente quella che può essere uno yogurt con una parte un po' più grassa rispetto a quello che è una barretta con una concentrazione di carboidrati e di zucchero importante rispetto a quello che abbiamo detto che l'hamburger di carne che magari è proteico. Quindi tutto quello che introduco nel mio corpo, il mio corpo lo trasforma in energia, ma anche in struttura. Quindi buongiorno anche a te, Carla. Quindi ognuno di noi, come primo obiettivo, è quello di capire qual è il vero motivo per il quale ci stiamo alimentando, soprattutto quando siamo in crisi.
fatto prima l'esempio di, dicevamo, della mia paziente che ha già provato a fare il digiuno intermittente e si è bloccato completamente il ciclo, ma allo stesso tempo dobbiamo prendere in considerazione che il nostro obiettivo non è contare le calorie, questo è essenziale, ma rifiorire e a proposito di questo, oggi mi sono svegliata con, quando ho controllato il cellulare avevo un bellissimo messaggio di una ragazza, dopo magari glielo chiedo, ve lo posto, che aveva un obiettivo in questi giorni, un abitino da indossare, ma un abitino che non era solo un abito per il matrimonio, era un abito da indossare perché era stato acquistato per lei che doveva fare una cosa, non posso andare oltre, quindi per la privacy, e l'avrebbe dovuto indossare per una settimana e 10 giorni e non aveva alternative. Qui l'ha acquistato, gli ho detto bene, quella ho scelto, questa è la tua taglia. È venuta da me dicendo, doc, ma io non so se quella taglia corrisponde esattamente al mio, a quello che sono, perché io non ho mai provato quel vestitino e non lo proverò prima di quel momento. Significa che noi in queste settimane abbiamo lavorato dalla parte sulla parte alimentare, abbiamo lavorato in particolare su alcune parti del corpo, perché dice qua quasi sicuramente da questa parte del corpo potrei avere delle difficoltà a introdurlo, e ieri l'ha indossato e le cadeva pennello. Infatti mi ha scritto, doc, io sono fiera di me, anche tu devi essere fiera di me. E infatti è vero, perché siamo riusciti a raggiungere questo nostro obiettivo. Ma mettiamolo anche così, non avevamo obiettivi, non avevamo alternative. Avremmo obbligatoriamente dovuto raggiungere questo obiettivo. Altrimenti significava rinunciare a qualcosa che era un sogno. Sì, non è il matrimonio, però rinunciare a qualcosa che era lì, dice voglio fare, ma magari non ci entro. Cosa faccio? Ci rinuncio? Non so se ci entro o faccio il possibile per farlo. Noi abbiamo fatto il possibile per farlo e per ritenerci soddisfatta anche. Questa è la differenza. Vi ricordate un po'? Quindi il mio obiettivo è aiutarvi nel raggiungere i vostri obiettivi, che non è il perdere peso, ma andare in fondo alle radici. Per capire quali sono le vere motivazioni che vi portano a mangiare quel biscottino la sera, o quelle che sono le motivazioni che vi portano a dire sì, vabbè, adesso mangio perché tanto ormai. Non esiste tanto ormai. Non esiste dire sì, vabbè, voglio solo tanto, ormai sono una signora, non c'ho più speranze. E la prova ne ha. Sono le tantissime persone che dice nonostante fossi menopausa ho comunque perso peso. L'unico nostro obiettivo è fare il possibile per capire cosa determina il nostro aumento di peso, cosa l'ho determinato e cosa determina dal punto di vista fisico e emotivo quel momento. Che cos'è che fa in modo che io il pomeriggio torni a casa? Ovviamente non succede a me perché il pomeriggio ci sono a casa, però succede, torno a casa alle 3 e svuoto
apro il mobile, svuoto tutto quello che c'è, svuoto, apro l'antina, svuoto tutto quello che c'è dentro. È fame? O mi manca qualcosa? È veramente fame o sono lì a compensare quello che è la mia frustrazione per una giornata che non è andata bene? O per una condizione stabile nella quale non mi ritrovo più? Allora, se è una condizione stabile nel quale non mi ritrovo più perché non mi vedo più allo specchio, non riesco. Quello è un circolo vizioso perché innesco il meccanismo, mangio, quindi adesso sono frustrata e quindi torno a mangiare. Solo rompendo questa routine noi possiamo spezzare. E anche se decidessi di fare il digiuno intermittente, non cambia perché sposto semplicemente nel tempo il problema. Quindi il nostro vero obiettivo è capire cos'è, cosa ci rende così e progettare il nostro benessere. Come quando vi vedo che entrate con un'ottica sì, vorrei, e dopo vi si riaccende quella lucina. Dice, ma io vorrei, anzi voglio, indossare quella cosa. Perché voglio, non vorrei? Vorrei, so che voglio farlo, ma non quando. È come quando la persona mi ha detto: io voglio fare questa cosa e devo indossare questo pantalone. Non c'è alternativa. Ti ricordi il video dove c'è scritto questo video? Lo devi assolutamente vedere se vuoi raggiungere l'obiettivo. Non ci sono alternative perché se tu ti crei un'alternativa, non va. Fin quando tu avrai tutte le taglie nel tuo armadio, dalla 42 alla 52, tu hai tutte le possibilità di acquistare peso e di riperderlo. Solo se, mentre perdi peso, elimini tutti quei capi, tu ti lasci l'opportunità di dire basta, non voglio più tornare indietro. Questo è un aspetto non importante, importantissimo. E lo sapete che ve lo chiedo tutte le volte. Quindi, raggiunto l'obiettivo, la prima cosa, facciamo le pulizie. Se noi non abbiamo più alternative, sicuramente abbiamo l'unica via, quale? Continuare. Continuare e non tornare più indietro. Quindi non è una questione di forza di volontà, no, è una questione di approccio. Io ho finito la mia crepe, mi sa che tocca andare a lavoro, quindi riprendo le mie visite, vado di là e vado a provare. In verità non l'ho ancora provata, ma non l'ho provata, ma vado a riprovare ancora la mia nuova tisana estiva. Non ci avete. Chi è nello studio di Torino? E lì avrà visto che c'è la brocca con dell'acqua con una tisana. Perché durante la fase invernale avevamo una tisana. Nella fase estiva è cambiata, è diversa le nostre esigenze. Quindi abbiamo una tisana che io preparo prima, di solito quando si raffredda, la possiamo bere anche da fredda. Visto le temperature, mettiamo così. I primi giorni l'ho usata a spot perché il clima cambiava. Adesso possiamo dire partiamo con la tisana estiva, con la versione estiva, quindi con delle caratteristiche completamente differenti. E se non l'hai ancora provata, sappi che è qui a disposizione. Dove? Io sono qui in studio a Torino. Quindi per tutti i controlli, lo sapete già, per chi l'ha già provata o per chi ancora. Chi deve fare l'incontro nei prossimi giorni, noi siamo qui ad aspettare. Noi siamo qui, cioè io, il mio studio della tisana, siamo qui ad aspettarvi e aspettiamo di capire anche se vi piace. Ciao e buona giornata e vi lascio l'appuntamento. Ecco, lo so che voi state pensando, ma tanto il 2 la dottoressa sicuramente salterà l'appuntamento, che chissà cosa farà. No, anche se sei in vacanza, anche se sono via, il mio appuntamento è confermato. Vi aspetto venerdì 2 per la mia diretta. Quella che era il ponte precedente. Il ponte precedente avete scoperto il mio extra. E oggi, anzi, è venerdì, io già sto pensando a cosa organizzare per voi o cosa, in che cosa aiutarvi a gestire quelli che sono i momenti.
diciamo così, conviviali. Io vi saluto, ciao a tutti e buona giornata. A venerdì!